Buongiorno a te, sono Carlo Cavassori, sono in una bellissima città di mare che si chiama Marbella e precisamente Marbella è di là e invece Puerto Banús è dall'altra parte dove sto vivendo io in questo momento. Voglio partire però dopo la sigla, c'è la sigla? Tutti fanno la sigla, vabbè, se c'è, se non c'è andiamo, va bene, andiamo pure, quindi. Cosa voglio fare oggi? Voglio iniziare quelli che sono dei progetti relegati a dei video. L'argomento, il primo argomento di cui voglio trattare è proprio il lavoro. Secondo me c'è un modello antico di lavoro che non stiamo prendendo in considerazione. Cosa vuol dire? Vuol dire che c'è un modello che ormai è sorpassato e stiamo continuando ad insegnare quel tipo di modello. Di cosa sto parlando? Sto parlando che i nostri genitori, che purtroppo magari per esempio i miei, hanno vissuto anche la guerra e hanno avuto dei momenti di difficoltà dove la cultura sicuramente era un qualcosa che mancava. Difatti anch'io personalmente non è che sia proprio così tanto acculturato. Ma quello che vedo è che purtroppo c'è un sistema antico dove tu studi, fai un programma di studi all'interno delle scuole italiane, stiamo parlando, perché le scuole all'estero posso dire che è un qualcosa di diverso, quindi qui c'è Gibilterra, per esempio, dove ci sono delle situazioni di istruzione veramente di altissimo livello. Parlo dell'Italia, qui parliamo degli italiani. Fai il tirocinio, fai a scuola, quindi o ti lauri oppure ti diplomi, poi inizi un lavoro che una volta era per 40 anni, e poi, terminato questa attività che tu hai svolto costantemente perché hai studiato per fare quell'attività e quell'attività hai svolto per 40 anni consecutivi, e vai in pensione. Poi c'è stato un aggiornamento. Cosa succede? Vai a studiare, studi, per cui studi, addirittura ti laurei, per cui diciamo che per l'orgoglio di un genitore è quello di sapere che tuo figlio è laureato. Purtroppo all'interno di questi messaggi che noi genitori, perché anche io sono un genitore, ho mia figlia Martina che sta facendo lo stesso processo, portano i ragazzi a fare un certo programma di cultura che sicuramente è molto interessante. All'interno di questo percorso di cultura però spesso e volentieri si riempie di aspettative le persone su quello che è l'ottenimento di questa laurea. Nel momento in cui i ragazzi di oggi hanno una laurea in mano, cosa fanno? Ditemi voi. Quindi, secondo voi, c'è un inserimento nel mondo del lavoro? Sempre meno. Sempre meno perché il mondo del lavoro in Italia soprattutto è in crisi e quindi cosa succede? Che il modello vecchio che abbiamo parlato prima c'è un piccolo aggiornamento. Sì, studi, forse trovi lavoro o devi cambiare lavoro minimo ogni 3, 4, 5, 10 anni perché la difficoltà di trovare un'attività adeguata a quelli che sono gli studi che tu hai condotto risulta sicuramente impegnativo per i ragazzi d'oggi. E poi, quando hai terminato di fare la tua attività, a questo punto forse hai una pensione. Forse hai una pensione. Quindi, cosa succede? Che ci ritroviamo ad andare in pensione con degli stipendi veramente difficili e purtroppo, cosa succede? Che le persone che vanno in pensione, con i soldi che gli danno di pensione, hanno difficoltà a vivere, per cui la gente va all'estero perché la tassazione magari è minore e di conseguenza cosa succede? Riescono a fare la loro vita da pensionati in una maniera magari un po' meglio di quello che potrebbero ottenere qui in Italia, ma sicuramente non come avrebbero giusto merito di ottenere, perché ovviamente hanno svolto un'attività per 40 anni per ottenere la loro tranquillità dell'età di quando si va in pensione. Ma vi rendete conto di cosa, qual è la situazione di lavoro? Qual è la situazione in cui spesso e volentieri nell'attività che sto facendo in questo momento mi ritrovo? Mi ritrovo a trovare davanti delle persone che non hanno una visione del loro futuro. Non c'è un vero sentire di un qualche cosa che li coinvolge. Visto che considerando che con la nostra attività, con l'attività che svolgo adesso, riesco a risolvere molte di queste cose, è difficile trovare delle persone veramente soddisfatte di quello che stanno facendo. O perlomeno, se stanno facendo qualcosa che gli piace, sono preoccupate di quello che è il bilancio, perché ovviamente
per ottenere un'attività che ti piace, spesso e volentieri scendi ai compromessi, e a questi compromessi purtroppo nasce una necessità economica, che è quella di crescere una famiglia, di costruirsi una casa, di avere un'auto, di potersi permettere di andare a vacanza, di avere una qualità di vita adeguata al tipo di investimento, di studi che hai fatto su te stesso. Esiste però un processo che bisogna capire. Tutta l'evoluzione digitale, tutta l'evoluzione tecnologica, tutta l'evoluzione o anche l'involuzione di quello che sono i mercati ha creato un nuovo modello di vita, dove tu, è importante che tu studi, però purtroppo le nostre scuole sono obsolete, parlo della scuola italiana, purtroppo sono ferme a dei modelli che sono aggiornati al 1997, siamo nel 2020 quest'anno, e quindi tutto quello che sta accadendo tanto in ritardo. Io ritengo che molto di quello che è questa ignoranza, purtroppo, dove noi viviamo, e mi ci metto dentro anch'io, è frutto di una manovra che fanno le grandi organizzazioni a far sì che noi siamo un po' ignoranti e siamo un po' più controllati. E quindi qual è la voglia di risolvere questa situazione? Cosa state facendo voi? Qual è la cosa che tu stai facendo per far sì che tu nella tua vita sia un protagonista della tua vita, nel mondo del lavoro, uno stipendio che sia all'altezza delle tue qualità? E quindi qual è la voglia che hai tu di essere una persona che ogni giorno si conquista la sua libertà? La libertà di scegliere che tipo di vita fare. E quindi io ti lascio al prossimo appuntamento video, che avremo la possibilità di ritrovarci. Mi auguro che questo primo video sia solare, perché qui abbiamo un sole stupendo, siamo in una località eccezionale, perché io 3 anni fa, nel 2015-2016, che sono venuto in queste zone, una delle cose che mi ha colpito di più è proprio la temperatura, il sole. Vi lascio con questo sole dentro che vi sproni a essere un po' più riflessivi, un po' più di azione, di essere protagonisti della propria vita. Grazie a te, un saluto da Carlo Cavassori.